Esempio, eh. L'esempio viene dall'alto, l'esempio viene dall'alto. Non arrivava il Matteo. Ho telefonato, è arrivato. Parlo io? Sì. Va bene, siamo qui questa mattina perché vogliamo ufficialmente consegnare alla Caritas parrocchiale l'incasso della serata Il nostro canto libero, che si è tenuta lunedì 5 gennaio presso il Teatro Sons. Una serata stupenda, partecipatissima da tutta la cittadinanza, ma soprattutto una serata che ha visto il coinvolgimento di tanti cantanti e musicisti di San Lazzaro, che hanno dato vita a un evento nuovo, una cosa che fino ad oggi non era mai stata fatta, che ha riscontrato un successo enorme, che ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha fatto divertire tanto, tanto anche loro, che si sono impegnati, che hanno provato, che si sono divertiti e ci hanno regalato questo momento di aggregazione speciale. Avevamo detto che l'incasso della serata sarebbe stato devoluto alla Caritas parrocchiale per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità a favore delle famiglie bisognose, e purtroppo ce ne sono ancora tante. E quindi è davvero con immenso piacere che oggi consegniamo a Don Gianluca Zagarese la somma di 1120 euro, un importo davvero traguardevole e che darà modo alla Caritas di proseguire nelle sue iniziative meritorie. Sì, sì, sì. Io ringrazio i promotori di questo evento e direi che il momento aggregativo di grande successo ha avuto questo valore aggiunto della promozione sociale della Caritas, e quindi è un evento che fa onore al paese e a coloro appunto che hanno organizzato. Questi soldi noi li impegniamo tutti per, come ha detto Graziella, per comprare generi alimentari, quelli che servono per i nostri assistiti, che attualmente sono circa una quarantina di famiglie di San Lazzaro che hanno il pacco ogni 15 giorni. Grazie. Grazie. Ecco, vorrei ricordare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, e quindi Andrea Bianchi Carnevale, al quale va il merito della realizzazione del logo, Angelo Barattini, i musicisti, i cantanti, Tino Pasquali con i suoi figli, Andrea e Davide, che oggi sono riusciti ad essere qui, Davide ovviamente sei da Londra, Dennis Destro, l'ingegner Roberto Zecca insieme a Fulvio Maldifassi e Franco Marino, che anche loro oggi non sono un po' più lontano, Matteo e Giancarlo Lamantia, qui abbiamo l'ultimo Matteo, Wanda, la nostra cantante, Angelo Di Bois, che è stata davvero l'anima della serata, e la nostra Giulia Ermelino insieme ad Alex, Luca. E poi vabbè, ringraziamo naturalmente l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione il nostro teatro, la protezione civile che ha garantito la sicurezza della sala e la Croce d'Oro che era presente in caso di particolari necessità, che fortunatamente in quella serata non ci sono state. Quindi è davvero un bel lavoro di gruppo, un bel lavoro di squadra, e i risultati sono quelli che abbiamo visto.